avesse stretto questo campionato di promozione, il Bice Gradara allo Stadio Maggi dinanzi al proprio pubblico mette a segno la stoccata letale in extra time ai danni dell'Olimpia Marzocca. La frecciata porta la firma del difensore Lorenzo Costa, che indovina la sciabolata su punizione dal limite e conduce il rossoblu a quota 34 in classifica. Giochi aperti dunque per tutto l'arco del match, con gli ospiti che si propongono al secondo minuto con Nacciariti, con la falange Palazzi. Ancora ospiti in avanti all'11esimo con Terrasfera a lato. La volta dei locali al 13esimo con la percussione di Santucci, sinistro potente, si oppone Benenucci. Dalla parte opposta al 17esimo Marzocca, Nacciariti di destro chiama in causa Palazzi. Minuto 21esimo Gabice Gradara dalla bandierina, sponda di Sabatini, Nucci contro Rossi, palla out. Ancora Adriatici in pressing, Santucci al centro per Rossi che prova la finezza, si salva l'Olimpia Marzocca. Risposta ospite al 24esimo Nacciariti, sinistro Sotto che non inquadra di poco il 7. Manovra biancazzurra al 25esimo bel triangolo, Gresta, Pianelli con il piatto, si distende allora Palazzi. Tutto rinviato alla ripresa, la contesa si mantiene vivace anche nei successivi minuti, al 17esimo luce gli anconetani con Pianelli, potente ma impreciso. Nuovamente ospiti in avanti con Terre, dentro che da posizione defilata alza purtroppo la mira. Al 28esimo gol annullato di Muratori per fuorigioco, al 37esimo pericolo Olimpia con Pianelli, cui diagonale si spegne oltre l'incrocio, manciata di minuti ad attendere il triplice fischio, calcio piazzato di Costa che trasforma per una domenica che vale 3 punti fondamentali. Al Magica Bice Gradara 1, Olimpia Marzocca 0, ad attendere i rossoblu 2 match fondamentali da qui al termine del campionato. Primo avversario di turno, ci si sposta nella tana del Sassoferrato Genga.